Ecco, buongiorno a tutti, grazie Luca per l'introduzione, grazie Gigi e grazie ad Andrea che ha organizzato concretamente la logistica dell'incontro. Per me è un ritorno nell'alma mater perché effettivamente mi sono laureato qui nel 1996, un'epoca ormai quasi ciclica, e con Giovanni Piana, purtroppo scomparso da alcuni anni. Giovanni Piana aveva organizzato un seminario di filosofia della musica sulle scorte del suo libro Filosofia della musica, che è un tentativo di lettura basata sulla fenomenologia per la prima volta, un approccio filosofico al fenomeno musicale. E all'epoca non c'era nessuna cattedra di filosofia della musica. Lo stesso Piana non riuscì a stabilire nulla di istituzionale in questa sede, però riuscì a mettere insieme un cospicuo gruppo di studiosi, laureati e dottorandi, che si occupavano di filosofia della musica a vario titolo. Io iniziai con lui con interessi sulla musica elettronica, poi a un certo punto passai al Medioevo. Quindi fu un salto abbastanza, come dire, cronologicamente importante ed ebbe la correlazione della professoressa Maria Fumagalli, di Orlando Chiri. Quindi conobbi anche, furono i miei primi passi nella medievistica. In realtà il mio primo approccio, come dire, fenomenologico al mondo musicale medievale, però prendendo come per buono l'assunto, diciamo, teorico di fondo, cioè spiegare la musica medievale in base a quella che era la prospettiva teologico-filosofica, perché essenzialmente la musica medievale, che è un fenomeno complesso e la sua teoria è ancora più complessa, risponde a un criterio, diciamo, paradigmatico, cioè la musica è comunque vista come una manifestazione di un ordine creazionale che soprattutto nella sua parte pratica e strumentalis, permette all'uomo di riprodurre questo ordine e di conseguenza avere degli effetti sull'anima e sulla comunità. Quindi, sulla base di questa esperienza, avevo pubblicato anche la mia tesi di laurea con un editore non accademico, ma comunque un editore di cose musicologiche, e quindi resta questo mio primo, come dire, confronto con il Medioevo attraverso la musica. Diciamo che tra le arti liberali, la musica è la disciplina che in modo maggiore manifesta la problematica del rapporto tra i principi teorici della disciplina e ovvero i suoi fondamenti speculativi e la loro applicazione. In questa lezione parlerò di Giacomo di Liegi per due motivi. Innanzitutto perché Giacomo di Liegi è il principale, diciamo, teorico, o meglio, quello che ha scritto il trattato di sintesi più importante del Medioevo. È un autore della targa scolastica. Vive nella prima parte del XIV secolo. In realtà non sappiamo moltissimo di lui perché l'associazione tra il trattato e il nome, Giacomo di Liegi fu un canonico della città di Liegi e per alcuni aspetti, diciamo, interni al testo, è stato riconosciuto come il potenziale, probabile autore di questo Spectrum Musicae, che è il più grande trattato a tutti gli effetti di teoria musicale di tutto il Medioevo. Ecco, quindi ha una grande importanza, soprattutto per noi, in quanto ci permette di innanzitutto verificare come la tradizione teorica e filosofica della disciplina si è mantenuta fino al periodo finale di questa storia, di questa tradizione. Dall'altra parte, Giacomo di Liegi ci permette di affrontare le polemiche che avevano animato la discussione musicale tardo-scolastica in relazione soprattutto alle grandi innovazioni musicali
che, come appunto dicevamo, la distanza tra i principi teorici e la musica applicativa è dovuta, è grande, ma soprattutto è dovuta al fatto che la musica è una disciplina che ha a che fare con un'arte applicativa. Come diceva il grande musicologo gregorianista, il professor Giacomo Baroffio, nel Medioevo alcuni si occupavano di filosofia, alcuni erano teorici della musica, ma tutti cantavano. E quindi la musica era una disciplina che comunque era sotto le dita di tutti. Tutti gli intellettuali avevano comunque un coinvolgimento pratico, liturgico, con la musica. Lo stesso Giacomo Di Biggi scrive che omnes cantant, pauci sunt teorici musicae. Quindi la cosa è fatta già, se ne erano accorti anche già nel Medioevo, di questo importante aspetto. Ecco, il trattato di Giacomo Di Biggi è noto, oltre che per essere la più grande sintesi su un testo di sette libri, sette volumi, molto cospicuo e sicuramente più esteso dal punto di vista quantitativo, ma è anche un testo, come dicevo, interessante per le polemiche, perché ci permette di entrare nel merito della epistemologia musicale del XIV secolo e ci restituisce un punto di vista dottrinale, disciplinare, di un esperto, Giacomo evidentemente era anche un compositore, su quello che era il grande dibattito che animava dal tempo della scolastica la discussione musicale. Ecco, è interessante che nel primo libro del suo trattato Giacomo fa riferimento ai mottetti, agli occhietti, i canti ad organum. Sapete, l'organum è questa forma che venne sviluppato probabilmente già in epoca carolingia, sulla base dell'associazione tra la disposizione delle voci e l'organum, cioè lo strumento che permetteva di suonare due linee melodiche in contemporanea, quindi il primo strumento polifonico, e il successivo grande sviluppo dell'organum come forma musicale, che sappiamo ebbe una grande fioritura nella scuola di Notre Dame a Parigi con i grandi compositori Leonino e Perotino. Ecco, le problematiche che nacquero dallo sviluppo di questa forma polifonica, che più divenne complessa, divenne compositivamente stratificata e richiese quindi lo sviluppo di tecniche dal punto di vista scritturale sempre nuove, e dall'altra parte anche delle tecniche di comprensione di come i suoni dovessero essere associati e suddivisi in base al tempo. Ecco, nel primo libro dello Speculum, dicevo, Giacomo fa riferimento a queste forme musicali, dicendo che queste forme sono pertinenti all'arte della musica. Più avanti, quando parla della divisione, di una delle divisioni della musica instrumentalis, facendo sempre riferimento a Boezio, ecco, adesso non faccio un excursus troppo esteso su Boezio, perché sappiamo tutti che Boezio è stato anche per la musica una delle colonne dell'ars musica medievale, è un autore di riferimento imprescindibile. Giacomo, che fu un teorico conservatore, fa riferimento a Boezio non semplicemente per scuola, come in realtà tanti altri autori di teoria musicale facevano, perché Boezio, tutto sommato, era un autoritas, non destava grandi problematiche, in quanto su tutta una parte della musica Boezio non aveva scritto. Boezio faceva riferimento all'arte musicale greco-romana tardantica, quindi Boezio prima del Medioevo, non c'è neanche un riferimento a una musica pratica. Possiamo pensare che Boezio ebbe a che fare con i rimasugli di quella che era la tradizione antica, tanto antica della musica, ma non ancora con la musica liturgica. Quindi Boezio per molti autori fu un'autorità teorica, soprattutto
per quello che riguarda la matematizzazione dell'ars musica, ma non ebbe ruolo nella discussione degli sviluppi dell'arte musicale. Invece con Giacomo Biligi abbiamo una ripresa militante di Boezio, perché Boezio, oltre che essere un'autoritas scontata, è anche un punto di riferimento per il recupero dei principi dell'arte, soprattutto quei principi neoplatonici di ordine, per cui la musica in quanto armonia è la manifestazione di un ordine creazionale che deve essere rispettata non soltanto a livello teorico ma anche a livello pratico. E quindi parlando della divisione della musica strumentale, Giacomo introduce una terza divisione che è tra la musica modesta e semplice e quella lasciva, mista e molteplice, ovvero composita. Fa riferimento evidentemente alla prassi compositiva del suo tempo e poi vedremo qual è la polemica in corso di questi secoli, non solo negli anni di Giacomo, era una polemica già avviata da parecchio. Ecco, e in riferimento ai generi che prima aveva citato in modo anonimo, ovvero i scanti organici, i canti mensurati, i condotti, i mottetti, gli occhietti e le cantilene, Giacomo dice: in molte chiese l'arte della musica fa sì che i semplici cantori non sappiano e comprendano quello che cantano e non discernono il canto piano, nel senso che la linea melodica, che era quella del canto piano, quello che noi chiamiamo gregoriano, che era una melodia associata sillaba per sillaba al testo sacro, attraverso le nuove tecniche compositive veniva coperta di altre voci, veniva spezzettata nel tempo, talché al punto tale che era impossibile riconoscere di cosa si stesse parlando. Nel settimo libro Giacomo dirà: non si capisce se il canto è in latino, in greco o in ebraico, le tre lingue del titolo della croce. Scusate l'interruzione ex abrupto, ma qui c'è molta eco. Non so se sia possibile magari controllare se c'è l'audio acceso al computer di Gigi. No, dovrebbe essere... No. L'audio è acceso. Sì, possiamo soltanto fare... Magari se provi a toglierlo perché si sente molto ritorno, facciamo un po' di difficoltà, scusate. No, grazie per averci avvisati. Adesso... Non è che c'è qualcuno che ha il microfono. No, ho controllato, sono tutti chiusi i microfoni. Forse... Ok, proviamo così. Senti Andrea? Sì, così va meglio, sì, grazie. Facci sapere se... Proviamo. Va bene. Ecco, dunque, eravamo arrivati alla problematica dei nuovi generi compositivi che introducevano una complessità tale per cui il testo sacro si frammentava e usciva dalla comprensione. Va bene adesso? Sì, grazie. Grazie. Ecco, questo problema, ben prima che Giovanni e Giacomo di Liegi scrivesse, era stato addirittura l'oggetto di una bolla papale, la Docta Sanctorum Patrum, pubblicata da Papa Giovanni XXII ad Avignone intorno al 1324-1325. Ecco, interessante leggere alcuni passi di questa bolla, in quanto ci fanno capire come il problema dello sviluppo dell'arte compositiva diventava un problema per la fruizione liturgica della musica. Quindi la fruizione liturgica della musica diventava qualcosa che contrastava con
criteri della comprensibilità del testo sacro. Cito dalla Docta Sanctorum: la dotta autorità dei padri decretò che negli uffici della lode divina si offrono per ossequio di doveroso servizio, sia vigile la mente di tutti, non incespichi la parola e la modesta gravità dei salmeggianti canti, ogni cosa che con placida modulazione. Se non che alcuni discepoli di una nuova scuola, mentre si preoccupavano della misurazione dei tempi, si applicano a creare con nuove note melodie di loro invenzione, anziché cantare quelle antiche. Eseguono i canti ecclesiastici con semi brevi e minime e ripercuotono le notule. Infatti spezzano le melodie con singhiozzi, gli occhietti, le impiastricciano con discanti, talvolta le infarciscono di tripli e mottetti in volgare, fino a disprezzare i fondamenti dell'antifonario del graduale e non sapere più su che cosa costruiscono. Ignorano i toni e non riescono a distinguerli, anzi li confondono, dal momento che per il gran numero di quelle note rimangono vicendevolmente oscurate le sobrie salite e le controllate discese del canto fermo, grazie al quale è possibile distinguere i toni stessi. Ecco, vedete, è un testo tecnico che fa riferimento a dei fatti musicali e compositivi ben precisi. Ma è interessante che il primo riferimento a questa serie di aspetti dell'arte compositiva è il riferimento alla misurazione del tempo. Infatti fu questo, diciamo, il grande argomento polemico della tarda scolastica, la misurazione del tempo. E Giacomo di Liegi, proprio sull'aspetto temporale, concentrò in modo significativo la sua attenzione. Ecco, dobbiamo fare un passo indietro per comprendere precisamente tutto il retroterra di quello che è quelli che sono gli aspetti che Giacomo di Liegi tiene in considerazione. Oltre a questo fatto storico dell'allerta che già si era diffusa sulla innovazione nel canto sacro che perdeva così di vista i principi, soprattutto i principi della comprensibilità del testo. Ma ci sono altri aspetti che l'analisi del testo di Giacomo e delle sue fonti ci permettono di ricostruire. In questo sono debitore dell'ottimo volume di Cecilia Panti, che forse diciamo è la principale sintesi a livello internazionale sulla storia della musica, della filosofia musicale medievale. Ecco, quindi veniamo al problema del rapporto tra la musica e l'aritmetica. Brevemente, noi sappiamo che i fondamenti sin da Boezio dell'arte musicale erano fondati sull'ars aritmetica. Riferendoci a una definizione di Isidoro di Siviglia, la matematica è la scienza che abstractam considerat quantitatem e comprende le quattro arti del quadriglio. L'aritmetica è la disciplina quantitatis numerabili secundum se, e quindi è il fondamento di tutte le discipline del quadriglio, mentre la musica è la disciplina quae enumeris loquitur qui ad aliquid sunt is inventur in sonis. Quindi la musica si occupa dei numeri che sono trovati, che si trovano nei suoni. Nella sua accezione più generale, quindi, la musica per i medievali, oltre che rispondere a un criterio matematico, è tuttavia una realtà che si estende a tutte le cose. Ad omnes extendis, dice Giacomo di Liegi. A Dio le creature, al corporeo e all'incorporeo, alle realtà celesti, ovvero agli angeli e agli uomini. Tocca le scienze teoriche e quelle pratiche. Quindi il problema della quantitas
è un problema che sarà imprescindibile per tutta la trattatistica musicale da Boezio fino a Giacomo. Nella musica medievale abbiamo due significativi momenti, quello patristico, in cui vengono gettate le basi della speculazione, e soprattutto, in particolare con Agostino, la musica viene legata al tema teologico, e poi dal IX secolo in poi abbiamo una trattatistica che fa riferimento indubbiamente alla trattatistica patristica e a Boezio in modo particolare, ma soprattutto sarà una trattatistica che avrà lo scopo e la finalità di giustificare la prassi musicale sulla base di una comprensione dei fenomeni musicali, ovvero della divisione del tempo, i ritmi e i metri e dei toni in relazione a un'idea di perfezione. E non entrerò nei dettagli di come sono considerate le perfezioni, però ecco, la cosa essenziale è l'idea normativa che sta dietro a tutta questa trattatistica. Cioè la musica deve essere regolata in base a delle norme, perché il trasgredire queste norme porterebbe una disarmonia, e di conseguenza, sulla base della concezione etica della musica, si introdurrebbe disordine nell'animo e con le conseguenze che possiamo immaginare, ricordando ancora Platone, la Repubblica e tutto il discorso sull'ethos musicale. Quindi la misura della quantitas è un aspetto assolutamente centrale alla riflessione non soltanto teoretica, ma anche concretamente alla parte teorica, cioè quella che regola i rapporti tra i suoni e la loro normatività. Ecco, veniamo alle due grandi aree, che sono quella dell'armonica e quella della ritmica. Per quanto riguarda l'armonica, Boezio fu l'autorità centrale di come venne trasmessa al mondo medievale la teoria antica degli otto toni, una teoria che Boezio riprende da Nicomaco di Gerasa, un autore tardo antico che scrive in greco, e un autore post-pitagorico, un neopitagorico, e Nicomaco consegna, diciamo, quello che è il trattato musicale di sintesi della tarda antichità. Boezio ne trasmette una sintesi nel suo De Musica. In quello che riguarda invece il ritmo, siamo in ambito latino, dove da una parte vige la tradizione retorica del ritmo della parola, e dall'altra parte abbiamo l'apporto della teoria di Agostino, che è una teoria che parte dal ritmo, il ritmo inteso come ritmo del prosodico, arrivando a una formulazione teorica nel sesto libro del De Musica, che in realtà non avrà una grande fortuna nel Medioevo, però sarà un testo invece fondamentale per Giacomo di Liege. Dunque, l'armonica è la parte che si compone delle voci dei canti. Abbiamo poi abbiamo diverse classificazioni della musica. La ritmica prende forma dal tocco delle dita, pulso digitorum numero sette recipit. Queste sono le definizioni che troviamo sempre nelle etimologie di Isidoro di Siviglia. Ecco, quindi tra l'armonica e la ritmica riguarda la parte della musica pratica più vicina alla materia, cioè quella maggiormente calata nella contingenza. Nell'armonica avevamo l'estrinsecazione della abstracta quantitas nei numeri quissunt in sonis, invece nella ritmica il pulsus, cioè
diciamo l'unità di misura, il battito, che costituisce il numerus, che è l'espressione del numerus nel suo svolgimento nel decorso temporale. Tra il XII e il XIV secolo cosa succede? Che abbiamo una frattura del ritmo musicale dal ritmo verbale e l'ars mensurata fu il contesto in cui si verificò questa frattura. Dobbiamo poi tenere conto di un altro fenomeno che si era verificato alla fine dell'età tardoantica, intorno al VI-VII secolo, anche in ambito latino, abbiamo che la prosodia classica viene superata a favore di una prosodia basata sul tonus. Quindi siamo alla base, diciamo, di quello che sarà il grande sviluppo che porterà poi alla prosodia romanza. Però già nel latino alto medievale questo fenomeno si è verificato. Dunque abbiamo una situazione complessa, come peraltro forse tutti i fenomeni culturali sono complessi, ma nell'ambito musicale abbiamo questa presenza di una teorizzazione che fa riferimento a dei fenomeni che non sono più parte della pratica, e la musica è un'arte che ha bisogno di una pratica, che è un'arte che maggiormente delle altre ha una sua applicazione concreta e anche un'evoluzione, una progressività, perché se l'aritmetica, la geometria o l'astronomia sono legate a dei fenomeni misurabili, fisici, che comunque non cambiano, la musica invece dipende dalla creatività degli artisti, dei musici che adattano e creano nuove melodie per nuovi usi. Di conseguenza la musica deve fare i conti con questa corsa del progresso compositivo, e dall'altra parte la teoria che rincorre questo progresso per tenerla nei limiti di una norma. Con Agostino abbiamo questa teorizzazione del ritmo, che in realtà ha avuto poca fortuna nel trattatistica musicale, ma come dicevo ritorna significativamente in Giacomo di Ligia. Agostino denomina 5 tipi di ritmo: il ritmo judiciales, progressores, occursores, recordabile, sonantes ed eterno. I primi sono nel giudizio naturale del sentiendi, del pensiero, i progressores nell'operazione pronunziantis, gli occursores in passione aurea, quindi nell'ascolto passivo, i recordandis in memoria, sonantes in sono, e gli eterni sono i numeri, i ritmi dell'eternità, quindi dei ritmi che non hanno tempo, quindi dei ritmi che non variano mai, quindi sono una specie di antinomia questa. Rispetto alla classica divisione boeziana, poi ripresa anche da Isidoro, e alle divisioni di Agostino, in Giacomo di Liegi viene introdotta anche la musica divina, in quanto questa parte, che in realtà è quasi scontata in tutto il resto della trattatistica, viene però messa a testo, viene teorizzata da Giacomo, e questa musica divina pone in essere le relazioni intercorrenti tra le sante persone della Trinità. Divinarum scilicet personarum inter se concordum et societatem inseparabile. Quindi è quasi un azzardo quello di volere riportare l'armonia creata, ovvero la pericolesi trinitaria, che sono, che era sempre stata analizzata dal punto di vista teologico, a questa armonia, quindi quasi essere l'archetipo increato dell'armonia creata. È comunque un punto di vista indubbiamente originale, interessante, ed è un sviluppo che direi propriamente scolastico, no? Il tentativo di epistemologizzare, quindi nel contesto
contesto della musica, la teologia diventa una forma di armonia che si esprime in questa parte della musica, che è la musica divina. Oltre alla musica e ai rapporti trinitari, ci sono anche le modulazioni armoniche del canto angelico. Ecco, interessante come il Giacomo, che è un conservatore, faccia riferimento sempre a Boezio come un autoritas che ha da insegnare su ogni cosa. Ad esempio, Giacomo si lamenta il fatto che Boezio non abbia trattato a fondo sui principi della musica mondana, cioè dell'armonia cosmica, e della musica umana, cioè dell'armonia, della composizione delle parti del corpo e delle relazioni tra l'anima e il corpo. E veniamo quindi alla problematica del tempo nei secoli in cui questo sviluppo, questa complessità che si manifesta nell'arte compositiva diventa un problema sempre più avvertito dai teorici. Ecco, la discussione sul tempo, quindi da Agostino in poi, ha sempre avuto un ruolo importante nella tradizione musicale. La natura stessa del tempo vede come testi, diciamo, filosofici fondamentali il Timeo di Platone, il decimo libro, l'undicesimo delle Confessioni di Agostino, meno quindi il De Musica di Agostino, più le Confessioni, che era un testo che ha avuto grande fortuna, e soprattutto la discussione sulla natura del tempo, l'undicesimo libro. Abbiamo poi il quinto libro della Consolazione della filosofia di Boezio, e infine dal XIII secolo abbiamo la fisica di Aristotele. Nel corso del XIII secolo la teoria aristotelica del tempo prevalse su quella che era la concezione agostiniana del tempo. Ecco, quindi in relazione al tempo la teoria musicale deve fare i conti con la piena recensione di Aristotele. Ecco, tenete conto che dal 1325 vengono revocate le condanne del 1277, quindi i teorici dell'Ars Nova e dell'Ars Antigua, quindi dal XIV secolo in avanti, hanno la possibilità di compiere una sintesi quanto mai complessa tra il neoplatonismo, concezioni agostiniane e concezioni aristotelica. La rilettura cristiana della dottrina aristotelica ha sempre avuto presente la ricchezza semantica del termine tempus. In questo concetto viene utilizzato per determinare la misura e l'atto del misurare che avviene nell'anima. Ecco, nella fisica aristotelica il tempo è essenzialmente legato al moto fisico, al moto delle entità della natura fisica. Gli scolastici, riprendendo questa teoria del tempo come moto, lo applicano alla concezione cristiana dell'anima, quindi che a sua volta risente dell'influenza della fede dell'anima di Aristotele. Quindi da una parte abbiamo la concezione aristotelica del tempo come misura del moto nel mondo fisico. Poi abbiamo la concezione del tempo come estensione, ovvero come durata, e quella agostiniana di distensione dell'anima. Gli scolastici sostituiscono la definizione aristotelica di tempo quale numero di movimento, e in questo modo permettono di individuare il ruolo dell'anima come la funzione che numera, che dà un numero al movimento. Di conseguenza il tempo
non è la, non viene concepito come la misura degli enti in movimento, ma la misura del movimento stesso. E anche nel commento di Tommaso d'Aquino alla fisica abbiamo un'analoga conclusione per cui tempus est mensura motus. Abbiamo poi il problema della comprensione del tempo come quantità continua o quantità discreta. E questa connotazione puramente speculativa della natura del tempus avrà una rilevante influenza nella comprensione della natura del tempo musicale. Ecco, come abbiamo già detto, dalla scuola di Notre Dame in avanti, quindi siamo nel XII secolo ancora, le composizioni polifoniche iniziano ad avere una complessità tale per cui l'antica divisione sillaba-suono, quindi il pulsus come unità del tempo, è una concezione teorica che trova ormai una nulla applicazione della prassi musicale. La dimensione temporale della musica andò quindi con questo sviluppo della polifonia a coincidere con la durata del flusso di nomino. E questa era un'idea del tutto estranea alla ritmica musicale per come era stata concepita da Agostino e da tutta la tradizione altomedievale, per cui il ritmo era basato sulla scansione sillabica della parola. La polifonia di Notre Dame, come abbiamo presente, ha una connotazione estremamente ritmica. Alle volte abbiamo una sillaba che per un lungo periodo viene mossa da ritmi, da figure melodiche molto scandite nella loro divisione ritmica, nella loro sovrapposizione, che restano sempre sulla stessa sillaba. Quindi abbiamo questa prassi in cui la parola perde di importanza rispetto alla melodia e al ritmo. E quindi questa nuova prassi richiede lo sviluppo di un sistema per regolare, per definire le modalità, come soprattutto l'aspetto ritmico dovesse essere inteso. E vennero formulati dei modi ritmici che, paradossalmente, anche se la parola aveva perduto questa importanza, i modi ritmici vennero desunti dalla metrica classica. E quindi abbiamo una notazione modale che viene sviluppata per il genere compositivo polifonico. Abbiamo ad esempio il primo modo che implicava una scansione ritmica lunga-breve, che era corrispondente al ritmo trochee. Il problema dovuto conseguente ad indicare un tempo, un ritmo, mi viene quindi il problema di misurare il tempo, ovvero come avere una misura comune all'interno del quale si muovessero i ritmi. Questa messa a punto di una teorizzazione che sistematizzasse questa prassi e tenesse conto dell'evoluzione della prassi polifonica diede vita al repertorio e alla teoria dell'ars antiqua. L'ars antiqua copre la seconda metà del XIII secolo. La formulazione teorica di questo sistema trova nel trattato di Franco di Colonia, Ars Cantus Mensurabilis, che viene composto tra il 1860 e il 1880, il suo testo fondamentale, nella connotazione dei rapporti ritmici, il rapporto tra le durate è rigorosamente ternario. Una lunga vale tre brevi, una breve tre sembrevi. Quindi il principio della ternarietà viene associato alla perfezione. Ecco, a
quanto pare questa teorizzazione non fu altro che una messa, come dire, in parole di quelle che erano i risultati compositivi della scuola di Notre Dame, in particolare delle clausole dell'organo. I teorici davano delle regole di composizione polifonica che andavano a spiegare in che cosa consistesse la prassi della musica mensurata e soprattutto quali fossero i criteri di notazione, perché a questo punto la notazione diventava uno strumento imprescindibile. Non era pensabile avere il testo, diciamo, del testo sacro di un salmo con dei neumi o una notazione come era quella del canto gregoriano, dove il direttore poteva dare il ritmo di esecuzione e il coro seguire il gesto della mano, come nella prassi del canto chiaro, anche se in realtà non sappiamo esattamente come funzionasse, perché c'erano anche dei simboli, delle indicazioni pratiche di cui non abbiamo una spiegazione scritta, quindi non sappiamo esattamente come funzionasse, però di fatto la prassi era molto più semplice, quindi compositivamente la notazione aveva una funzione essenzialmente mnemonica. Nel caso della polifonia, da Notre Dame in poi, sicuramente, o se vogliamo anche dal modulo precedente, comunque la polifonia presuppone che ci sia una chiara estensione del ritmo e una precisa definizione dei valori del tono. Ecco, questo è il quadro, diciamo, problematico. Con il passaggio al secolo successivo entriamo nel contesto di una nuova comprensione dell'arte che fa passare dall'ars antiqua all'ars nova. Ecco, i due grandi teorici di questo passaggio, di questa ars nova, che fu in realtà un nuovo modo di notazione della musica, furono Giovanni de Muris, autore di importanti trattati, e Filippo di Vitry, che fu, oltre che teorico, intellettuale di pregio della corte di Filippo il Bello. Stiamo parlando dell'ultimo decennio del XIV secolo, del XIII secolo e della prima metà del XIV. Ecco, abbiamo una riformulazione dei principi che dovremmo leggere anche sulla base dello sviluppo e della diffusione dell'occamismo. Noi sappiamo che gli sviluppi epistemologici della tarda scolastica, a partire da uno scotto, partono sempre dall'idea aristotelica di scienza come dimostrazione certa fondata su premesse vere e sulla convinzione che la libertà divina implica la totale contingenza del mondo creato. Sulla base, diciamo, dell'epistemologia di uno scotto abbiamo gli sviluppi poi aggiunti dal buon fratello francescano Guglielmo di Ockham, che avrà un grande rilievo, anche se non così esplicitamente richiamato dai teorici musicali, ma sicuramente la teoria vocalista va tenuta in grande considerazione, come ha dimostrato Cecilia Parti, per comprendere le dinamiche del nuovo modo di intendere la musica e per la polemica che poi vedrà coinvolto lo stesso Giacomo di Bizet. Ecco, non entrerò più di tanto nella problematica epistemologica. Allora, il tempo, soprattutto vediamo quello che riguarda la questione temporale, sarà uno dei temi dominanti della polemica sulla Slova, però è il termine che connota il mutamento di posizione isolato dell'uomo. Quindi il tempo è un termine connotativo,
la cui realtà è quella del corpo in movimento misurato attraverso un'unità di misura uniforme, che è aristotelicamente il moto del primo immobile. Ecco, nella logica occamista tutti i termini designano un oggetto particolare, ma sono i termini mentali, di contro a quelli scritti o proferiti, che sono connessi direttamente al concetto della cosa, ovvero sono i segni che stanno direttamente in relazione all'oggetto. Quindi l'influenza del pensiero di Occam avrà poi rilevanza, in quanto Occam poi i logici di Oxford saranno prevalenti nell'insegnamento universitario parigino, gli studi di logica e di fisica fino dai primi decenni del XIV secolo, e infine nel 1924 Occam giunse ad Avignone, che era proprio il luogo dove anche questa nuova ondata di innovazione musicale si stava verificando. Ecco, è singolare una cosa, no? Abbiamo fatto riferimento al Dr. Santorum. Il Dr. Santorum è pubblicato proprio nel 1324-1325, ma nonostante questo fu proprio la corte papale il luogo, il laboratorio di avanguardia artistica forse il più rilevante d'Europa dalla prima metà del XIV secolo, dove si affermò un gusto naturalistico e i compositori si sfidavano per introdurre, diciamo, delle tecniche sempre più virtuose, e quindi nonostante la corte papale fu il luogo del richiamo all'ortodossia e al significato della la funzione liturgica e di diffusione del testo sacro della musica, dall'altra parte abbiamo la corte papale come il luogo, il laboratorio dell'innovazione. Ecco, questo è uno dei paradossi di questo contesto, di questa polemica musicale, che ci fa capire ancora una volta, è una conferma ulteriore il fatto che la musica è veramente quell'arte in cui la teoria e la prassi non possono essere separate più di tanto, ma sono una specie di rincorsa, una caccia in cui una rincorre l'altra e alla ricerca da una parte della libertà creativa della prassi, della compositiva, dall'altra parte la necessità teorica di regolamentare alla luce anche di criteri che guardavano all'aspetto teologico. Ecco, Giovanni De Muris fu il principale teorico, tra l'altro oggetto della polemica di Giacomo di Liegi. Anche qui, paradossalmente, come abbiamo detto, la traduzione a Giacomo viene dedotta da aspetti, da criteri interni al testo, speculativi e formali, e soprattutto per il fatto che i sette paragrafi, i sette capitoli del trattato formano l'acrostico Jacobus, quindi non casualmente, quindi uno Jacobus ha composto questo trattato ed è stato ricondotto poi questo canonico di Liegi, il compositore. Ma il paradosso è che nell'edizione critica fino a qualche decennio fa l'autore del trattato di Speculum Musicae fu proprio Giovanni De Muris, che era invece stato poi riconosciuto come l'obiettivo della polemica di Giacomo. Quindi vedete, l'ars musica è un'arte che riserva molte sorprese e molte problematiche per gli studiosi. Ecco, i principi sostenuti da Giovanni De Muris sono essenzialmente questi: una pari legittimità tra i valori di durata binaria e ternaria, quindi cade il principio dogmatico della perfezione come durata ternaria, come computo ternario. Viene messa a punto dei valori con i rispettivi segni notazionali,
di note inferiori alla si in breve. Quindi abbiamo uno sviluppo della notazione musicale per rendere conto dei valori minimi della divisione dei suoni, la minima e la si minima. Aumentano le tipologie della misura ritmica e di conseguenza la possibilità di alternare le misure all'interno di una composizione, quindi con delle tecniche poliritmiche e polimensurali che erano assolutamente inedite. Oltre a questo abbiamo lo sviluppo di tecniche di contrappunto in cui il principio del discanto viene superato. Il discanto era questa tecnica compositiva per cui c'era una voce che distinta dal tenor che eseguiva una melodia che tuttavia doveva unirsi con l'andamento melodico del tenor quasi a formare una sola voce. Invece il contrappunto, se voi sentite l'ottetti di Fibri di Tri, abbiamo voci che si intersecano liberamente, quindi con un ardimento e una complessità compositiva che anche la stessa musica che oggi sentiamo non arriva a questa complessità, da cui anche la difficoltà esecutiva di questa musica. Ecco, Giovanni si occupa da un punto di vista teorico di questa nuova teorizzazione, di questa nuova configurazione della prassi compositiva, dall'altra parte si occupa anche di dare una giustificazione filosofica di questa. Innanzitutto Giovanni si appoggia al principio aristotelico per cui la conoscenza scientifica parte dai singolari attraverso le esperienze ripetute ritenute dalla memoria giunge all'universale. Anche se in questo riferimento ad Aristotele Giovanni omette un passo della metafisica per cui l'affermazione che le arti sviluppatesi per la necessità per il piacere della vita hanno consentito la nascita di un sapere teorico astratto propriamente scientifico. Ecco, un sapere scientifico come quello matematico distinto da quello dell'arte. E Giacomo di Liegi fa notare proprio questa contraddizione nell'utilizzo di Aristotele da parte di Giacomo di Giovanni de Muris. Giovanni ribadisce che la teoria musicale si fonda sull'experimentum, per cui l'interpretazione del noto episodio di Pitagora che scopre i rapporti di consonanza armonica sentendo i fabbri in una bottega che battevano su dei mandi che davano dei suoni armonici. Pitagora scopre che le dimensioni di questi mandi avevano delle proporzioni 3, 2, 4, 3, che sono le proporzioni degli intervalli fondamentali di Diophantus e di Epsilon. Ecco, quindi con Pitagora abbiamo il metodo sperimentale e il Giovanni de Muris arriva a dedurre quattro principi fondamentali teorici alla base della musica. Allora, innanzitutto un principio epistemologico ripreso dall'analitici secondi aristotelici, ogni dottrina e ogni disciplina derivano da una conoscenza precedente. 2. Nulla precede la conoscenza sensibile, le posizioni ferme poggiano sull'esperienza ripetuta e questi sono ancora gli analitici secondi. Infine, dalla metafisica, l'esperienza relativa alle cose sensibili genera l'arte, per cui Pitagora appunto attraverso l'esperienza sensibile definisce i principi dell'arte e della musica. Ecco, il fondamento della conoscenza musicale crea un universale dedotto dall'esperienza. Universale quindi è il principio della misurazione che si può applicare a ogni esperienza uditiva.
E Giovanni dice, da questa definizione, l'udito percepisce ciò che dopo la ragione organizza e sistema in sapere e scienza, in virtù del proprio assioma. Quindi possiamo pensare che sulla base di quanto hanno sostenuto sia Cecilia Panti, ma ancora prima Fabrizio Della Setta, abbiamo una epistemologia occamista che in De Muris trova applicazione, e in particolare una concezione del tempo che implica che non solo il tempo, ma anche l'unità del tempo sia una forma continua dell'intelletto che non è trovata nel suono, ma viene dedotta dall'intelletto, quindi abbiamo una separazione tra il ruolo mensurante dell'intelletto da una ontologia del tempo musicale direttamente del suono. Ed è proprio questo che Giacomo Di Liegi contesta. Il segno scritto della nota e poi, in questa teoria di De Muris, un segno convenzionale. E anche qui abbiamo una vicinanza con l'idea della convenzionalità terminologica occamista. Abbiamo quindi un rasoio che taglia il rapporto, una relazione tra la nozione di tempo musicale, di nota musicale e un'idea di essenza di un a priori che abbia una funzione ontologica. Quindi per Giovanni De Muris cambiare il significato al segno non cambia la res, in particolare non cambia la voce che viene cantata e a cui il segno si riferisce, ma il suo rapporto matematico con l'unità di misura. Il numero dunque è sempre una forma accidentale della voce, qualcosa che la determina surrettiziamente e arbitrariamente dall'esterno. Quindi abbiamo una versione del nominalismo in chiave musicale, in chiave di notazione musicale. Ecco, nel repertorio dell'Ars Nova francese, ma anche nell'Ars Antico, il cambio del ritmo da ternario a binario è un'operazione che non trasforma la grafia della nota, ma la concezione del perché il segno non cambia è in De Muris del tutto nuova. Invece, per i teorici dell'Ars Antiqua, per Giacomo Di Liegi, che sostiene, la nota indica essenzialmente il numero, quindi c'è una relazione ontologica diretta tra la nota e il numero. E per Giacomo Di Liegi vale ancora il principio dell'Ars Antiqua, per cui è il ternario l'unità perfetta. E questa ternarietà è l'elemento costitutivo della durata della vox. Quindi l'innovazione che viene proposta da Giovanni De Muris segna un'importante rivoluzione nell'evoluzione della notazione musicale. Tuttavia, questo ripensamento della notazione è possibile soltanto attraverso una teorizzazione che rivede il rapporto tra la teoria e la pratica musicale e di conseguenza anche l'interpretazione della prassi musicale che, per assurgere alla dignità di sapere scientifico, deve passare attraverso la comprensione della nozione, dell'interpretazione della prassi attraverso l'idea di sperimentalità, cioè il metodo sperimentale. Giacomo Di Liegi si scaglia contro questa, con una certa veemenza, contro tutte queste innovazioni, questa reimpostazione del rapporto tra teoria e pratica, questa idea del sapere sperimentale per cui la deduzione che l'animo fa è una deduzione che
passa per una convenzione, quindi non ha una necessità ontologica, quindi non c'è una riduzione ovviamente come in realtà nella epistemologia aristotelica, di un'induzione che dalle realtà fisiche permette di riconoscere una regola. Per Giovanni De Muris l'induzione arriva in modo convenzionale a stabilire una regola, quindi non c'è un nesso vero e proprio tra il numerus che nell'intelletto si forma nel suono e il suono fisico. Del resto, se noi pensiamo proprio all'episodio di Pitagora, non è peregrina questa teoria, in quanto se voi pensate che il suono, prendiamo l'esempio del monocordo, che è stato lo strumento con cui poi il Medioevo è stata studiata l'armonia, se noi tendiamo la corda in un certo modo, la corda acquisisce tensione e il suono cresce di frequenza, quindi diventa un suono più acuto. Quindi mettere delle note, delle corde su un cavalletto e dire questa nota è i due terzi della questa corda, i due terzi della corda successiva e le due corde danno un intervallo di quinta, di diapente, non funziona perché le due corde devono avere una tensione che in un certo modo deve essere proporzionale alla loro tensione. Quindi e lo stesso vale per i martelli, la densità del ferro, le misure, cioè come poter mettere in corrispondenza un numero con una realtà fisica. Di fatto la critica di Giovanni De Muris è una critica che si basa sull'esperienza fisica, e proprio uno degli sviluppi della musica in questo tempo è l'attenzione al suono fisico, quindi anche alla natura del timbro della musica. E da lì proprio nasce questa constatazione per cui una ontologia aritmetica del suono fisico non può, come dire, essere un'ontologia basata su una perfezione di rapporti numerici che ambiscono ad essere perfetti. Quindi la teoria pitagorica è una teoria che deve fare i conti comunque con la messa in pratica dei suoni. Quindi Pitagora di fatto sì, sperimentalmente nota questa accidentalità, diventa il rapporto che Pitagora scopre, un numerus accidentalis, che tuttavia sperimentalmente può essere riprodotto a patto che si ricreano le stesse condizioni. Quindi siamo in una teoria prettamente sperimentale di possibilità di riprodurre delle determinate condizioni, ma non di dedurre degli universali aritmetico-musicali. Giacomo De Liegi ripropone quindi una reinterpretazione neoplatonizzante e agostinizzante della questione del rapporto ontologico tra il numero e il suono. Giacomo certamente è padrone e consapevole di tutta la teoria aristotelica. Lui prende elementi di aristotelismo e li inserisce nella ripartizione della musica boeziana, ma soprattutto vede nell'aritmetica ciò che rende universale la scienza della musica. Per cui l'aritmetica ha un ruolo importante nella idea di sperimentalità di Giovanni De Muris, per Giacomo è proprio l'opposto. La quantità e la proporzione sono per Giacomo in rebus, nelle cose, quindi nei suoni stessi, e non sono forme che sono aggiunte dall'intelletto. Il tempo per Giacomo è il numero del movimento secondo il prima e il poi, quindi questa è una definizione prettamente aristotelica. Però il maestro ribadisce che il numero costituisce la forma essenziale del tempo, mentre per Giovanni abbiamo detto che il numero si forma accidentalis. Rifacendosi alla nozione di entelechia, la forma musicale quindi è un'entelechia che fa passare all'atto la potenzialità della materia ed è attribuita all'anima che numera il movimento
Allora, a questo punto il tempo riceve dall'anima il suo essere formale, il suo essere numerato, tuttavia sulla base di una corrispondenza ontologica che l'anima riconosce, quindi l'anima entra in questo gioco ontologico, questo rapporto ontologico, perché ha la virtù di riconoscerlo, di farlo proprio, e non è qualcosa che inserisce surrettiziamente da se stessa. In riferimento alla teoria occamista, per cui il tempo è movimento da un punto di vista fisico, Giacomo introduce, rifacendosi anche a Enrico di Gand, la distinzione tra il tempo e il movimento, in quanto l'anima individua la forma della divisione in unità, per cui la forma, la tempus, è partem in anima, partem in restra. Al contrario, nella concezione occamista, l'atto di numerare il tempo è una connotazione estrinseca, in quanto l'uomo sceglie un'unità di misura più appropriata e la impone al tempo. E questa è la tesi che Giovanni di Muris fa propria. Dunque, in Giacomo di Liegi il tempo continuo riguarda il movimento non interrotto ed è l'anima che numera, riconoscendo il rapporto ontologico tra il numerus in quanto numerus essentialis e il suono. Con queste definizioni Giacomo mette insieme un'idea di numero e di unità nel continuo, in quanto introduce la misura del continuo temporale, e questa misura non è altro che la considerazione intellettuale del numero che l'anima percepisce nella struttura della composizione, separandola, quindi riconoscendo la struttura del numero, quindi attraverso il ritmo, e la separa, la distingue dalla successione con cui questa successione ritmica si presenta ai sensi, e la contempla come se fosse un'unità che si dispiega nella mente allo stesso tempo, quindi in modo sincronico. Quindi dalla diacronia del ritmo musicale, la mente, attraverso il riconoscimento, questo rapporto con il numerus, ha un'idea unitaria. Questa astrazione intellettuale avviene ad opera dell'intelletto gente. Anche qui la fonte esatta da cui Giacomo di Liegi prende l'intelletto gente non è prettamente nota, quindi con le eventuali domande su quale potesse essere la fonte di questa teoria di Giacomo non sono ancora state, come dire, acquisite da una quell'enforcing soddisfacente. Ecco, il modo in cui l'anima quindi esplora la misura del tempo è il caso di concentrarsi sul numero che definisce la successione e l'astrazione della successione stessa. Giacomo rimprova ai moderni l'implicito antiagostinismo, in quanto questo è il fulcro della polemica molto complessa dal punto di vista formale che Giacomo espone nel settimo libro dello Speculum Musicae, in quanto lui rimprovera i moderni, gli autori della Snova, di occultare l'unità che si trova in ogni operazione compositiva, in ogni prassi ritmica che coinvolge la materia sonora. Quindi l'arte, anche se riguarda cose complesse, deve riguardare il bene e l'utile. E di conseguenza quest'arte deve riportare a una concezione di unitarietà. E questa unitarietà che l'intelletto può ricomporre in sé, è il tratto, diciamo, più forte del neoplatonismo musicale di Giacomo di Ligio,
che evidentemente ha una preoccupazione di tipo etico, come già Agostino, in quanto il fatto che la musica, per la sua complessità compositiva, non riesca a restituire il numerus e trasmettere quindi all'anima un numerus nel quale l'anima riconosca l'unità, diciamo, della materia sonora che si trova alla porta del suo orecchio, fa sì che la presenza di ritmi complessi che evidentemente sovrapponendosi la presenza di misure musicali diverse che portano all'anima una complessità non riconducibile a unità, fa sì che l'anima diventi poi qualcosa di disordinato, quindi il disordine si introduca attraverso il suono nell'anima. Quindi anche se il tema, diciamo, esplicito è quello della incomprensibilità della parola sacra, di fatto l'intento profondo, queste sono, diciamo, delle deduzioni di percorsi filosofici che io vi propongo, ma sono, diciamo, risultati compiuti da altri, in particolare la città di Cecilia Panti e Fabrizio Della Seta. Ma di fatto questo capitolo finale della musica, il più grande trattato, la più grande sintesi della tarda scolastica, abbiamo di fatto questo ritorno dell'agostinismo e con esso di tutta una serie di temi etici che ritornano ancora al neoplatonismo e al platonismo, che non sono mai mancati nella trattatistica musicale medievale, in quanto temi, diciamo, introduttivi. Però di fatto in Giacomo di Ligia abbiamo un saldare questi temi a argomenti concreti di critica della prassi musicale della sua evoluzione. Quindi abbiamo come ormai siamo nella prima parte del XIV secolo, la tarda scolastica, abbiamo un ritorno importante, oltre a tutti gli strumenti della scolastica, l'aristotelismo, la teoria dell'intelletto gente, la teoria antitomista di Chiguardi e via dicendo, abbiamo questo ritorno importante dell'agostinismo sotto la specie di questa problematica della musica che deve essere ordinata, deve portare un ordine all'interno dell'anima. E chiudendo questa presentazione, ricordo un motto di un compositore contemporaneo, Silvano Bussotti, che diceva: il rumore non fa bene, il bene non fa rumore. E quindi chiudiamo su questa idea che ricorre in tutta la teoria musicale del suono come fonte di ordine interiore, fonte di armonia e in un certo modo di riflesso interno dell'ordine macrocosmico. Grazie. Intervento così ricco di temi, sia sul fondo teorico sia anche un po' di riferimento alla pratica musicale del tempo, quindi immagino non ci siano domande e curiosità su qualcuno vuole intervenire. Io intanto chiederei solo un'informazione che mi è sfuggita, cioè tu hai detto che sappiamo molto poco sugli Giacomo di Liegi, e tra l'altro il testo gli è attribuito con qualche fondamento, ma diciamo, senza che ci fosse un'intenzione esplicita, diciamo, se lo dico bene, la presenza della nostra vita. Ma sulla datazione, il fatto che sia prima o dopo l'intervento di Manini nel duesimo, almeno questo è chiaro? Perché è un testo che chiaramente si schiera, come dire, in linea, no? Con l'intervento del Ponte, certo. Dice che è notoriamente, come dire, allergico a ogni forma di novità in ogni campo, Occam, lo dico a uno studente, che è il protagonista della canonizzazione di Tommaso, 1923,
di questo intervento è 24-25, interventi diciamo, di contenimento della diffusione della fibrosi ottica, eccetera. Però appunto non si riesce almeno a capire se il testo è scritto prima o dopo, non c'è nessun riferimento a loro di dice. Ma dunque, in realtà noi abbiamo l'acrostico che ci dà il nome dell'autore. Che però è un bianco, che vuol dire è un nome abbastanza diffuso. Abbiamo Cenia e la città di Parigi, poi chiaramente Boezio, Agostino, ci sono diverse citazioni del De Orto Scienziarum di Babbi. Quindi conosce e cita Franco di Colonia, Giovanni di Garlandia e Lamberto, teorici musicali dell'Ars Antica. E questo fatto ha portato a identificarlo Giovanni e Giacomo canonico di Liegi, maestro di teologia a Parigi nel 1313. Quindi saremmo qualche decennio prima della bolla della dotta Sant'Oro. Di fatto, se fosse stato scritto dopo, qualche riferimento all'autoritas papale ci sarebbe stato tranquillamente. Qui appunto mi chiedevo, insomma, è presumibile, poi non è che sia un argomento decisivo, lo si usa spesso anche prima o dopo le grandi condanne, eccetera, eccetera, di per sé non è decisivo. Proprio un testo del genere, così peraltro ampio, se capisco bene, scritto dopo un intervento di ipotetica, insomma, appunto, interveniva molto, come dire, nella politica culturale del tempo, con l'inizio dei mari, dopo, così. Ma il fatto che comunque la Dotta Sant'Oro sia anche un testo che fa riferimenti precisi ad aspetti della teoria musicale fa capire che il, diciamo, un testo scritto in considerazione di un dibattito che era, se non nel vivo, comunque aveva raggiunto una certa maturità. Quindi possiamo pensare che il dibattito di cui Giacomo di Liegi è uno dei contributori sia qualcosa di questa polemica che era nel tempo e dalla quale Giovanni XXII ha tratto gli argomenti per la Dotta Sant'Oro. Quindi possiamo pensare che lo speculum musicae sia un antefatto di questo poi provvedimento politico di autorità. Politico religioso. E scusa, già che stiamo parlando di questo intervento, poi dopo chiedo ad altri di intervenire, ma ho capito male o c'è un riferimento al fatto che ci sono dei motetti involgari? Dei motetti involgari. Ma quindi qui c'è un riferimento, immagino, non solo a musica, come dire, liturgica. Sì, anche evidentemente si parla anche di. Di musica in generale. Musica in generale, sì. Sì, quindi il problema ovviamente perché è chiaro che l'intervento ha a che fare, tu l'hai detto, con un ritorno antico, diciamo, per la funzione liturgica, della musica, eccetera. Però poi c'è, come dire, una presa di distanza in generale da una musica nuova che ha quelle caratteristiche che rischia di non avere le caratteristiche che piacciono a Giacomo, cioè una musica che commuove l'ordine interiore. Questa potrebbe essere proprio l'interpretazione, infatti, cioè non è solo la questione della comprensibilità del testo liturgico, che di fatto è un argomento che tiene, perché se uno non capisce niente del testo sacro, a questo punto diventa un bla bla che non ha nessun effetto, diciamo, edificante sull'anima del fedele che ascolta la messa. Però il riferimento ai motetti in volgare può essere proprio, dire, preso come una moda musicale, e chiaramente il riferimento etico diventa a questo punto scontato. Sì, ma è decisivo, perché appunto non c'è la funzione di musica, quindi certo. Come dire, il pontefice in qualche modo legifera, per così dire, anche sulla musica profana. Sì, ma essendo un topos, diciamo, quello morale così scontato attraverso Boezio e tutta la trattatistica,
Poi non so se avessero letto la Repubblica in quell'epoca, penso che le argomentazioni di Platone sulla tenuta dell'ordine della polis fossero note, non mi sembra che fosse una fonte circolante, o magari tramite qualche bizantino che comunque a Bisanzio la Repubblica era letta. Però di fatto attraverso Boezio il tema etico è passa, quindi tutti i medievali nella loro teorizzazione lo riferiscono, ed è, penso che lo stesso pontefice desse un certo credito al fatto che se la musica era disordinata, quindi poi che fosse anche oggetto di in volgare, quindi un contesto di fruizione magari cortese, poteva esserci questo riferimento, o magari era un riferimento alla stessa corte papale, potrebbe esserci una censura interna contro usi che magari i suoi predecessori avevano accolto e lui aveva censurato. Grazie. Ci sono domande? Grazie mille per la presentazione. Nel corso della quale contatto più ho fatto dei riferimenti delle intersezioni con altre arti liberali, ad esempio la retorica o l'aritmetica, che diciamo è tanto ovvio quanto complesso questo punto di intersezione. Mi chiedevo invece, ad esempio, con la grammatica, cioè le parti grammaticali che diciamo, si riferiscono cronicamente alla porta, a luce, significato, suono, se nei trattati di musica medievale ci sono questi tipi di intersezioni, come si manifestano, che percorsi teorici hanno. Dunque, per quello che ho potuto constatare, non c'è un'intersezione sulle parti dei trattati grammaticali che riguardano la vox. Ad esempio, nella grammatica di Prisciano c'era tutta la parte sulla vox che può trovare, diciamo, delle applicazioni in contesti, diciamo, tardo-medievali di teoria della prosodia, tuttavia non nei trattati musicali. Questo uno dei riferimenti interessanti che avrebbe potuto toccare l'aspetto della vox nella trattazione grammaticale e dalla ben nota e ripetuta definizione di Isidoro di Siviglia, per cui i suoni, se non sono memorizzati, pereunt, cioè cadono perché non possono essere fissati. Quindi cioè, si fa riferimento non chiaramente ai rapporti sonori, perché quelli erano anodinamente associabili a dei numeri, già nella teoria antica, quindi non era quello problema. La qualità, la vox, il sonus, però non ci sono delle intersezioni per quello che ho potuto constatare. Altre domande? Anche a distanza? Quello. Grazie innanzitutto per l'intervento, che è stato molto chiaro molto interessante. Avrei una curiosità, lei ha parlato di Aristotele e del ruolo fondamentale giocato anche di Aristotele, nel passaggio tra Ars Antiqua e Ars Nova, e ha citato dei passaggi anche espliciti del testo, dei testi aristotelici nella antichità come Liegi, come l'inizio della metafisica o il tema dell'intelletto argentino. Volevo chiedere se rispetto alla tradizione aristotelica ci sia una riflessione poi anche sulla, come dire, sulla percezione uditiva o sulla, sull'utilizzo delle facoltà interiori, come possono essere la memoria e l'immaginazione, se l'esistenza dell'arte liberale musica abbia dato uno sviluppo anche verso questi temi che non toccano magari l'aspetto musicale, ma che possono essere molto facilmente contaminabili da una riflessione sulla musica, o se rimangono due binari che scorrono per... No, c'è una giusta osservazione, perché non solo in Giacomo di Liegi, ma comunque nel periodo
l'aspetto percettivo e sonoro della musica prende, diciamo, una posizione che non aveva mai avuto la trattatistica nell'alto medioevo. Poi in particolare la musica viene classificata in questo nuovo sistema come scienza media, quindi una scienza che trova un'applicazione alla realtà fisica, quindi l'aspetto percettivo sicuramente ha una funzione determinante in questo periodo. Guarda, tipo riferimenti presenti al dissenso del sensato di Aristotele, o riferimenti a libera de anima di Avicenna, sono presenti all'interno di trattati del genere, oppure si tende comunque a parlare di astratto? Deve fare una recensione sulle fonti del Giacomo di Liegi, che io mi ricordi, no, però nel periodo non è escluso. Ecco. No. Grazie. Altri? Ti ringrazio Ernesto per la bella relazione, molto ricca. Giusto una curiosità, ho apprezzato molto questo dibattito, diciamo, tra antichi e moderni, no? Mi chiedevo se un qualcosa di simile ci fosse anche nei monasteri in quel momento. Insomma, mi è capitato spesso, come dire, di curiosare tra le biblioteche monastiche, in particolar modo nell'ultimo periodo benedettine, e spesso ho trovato trattati di argomento musicale. E allora così mi incuriosiva questa cosa, perché intuitivamente viene da pensare che quelli siano stati ambienti abbastanza conservatori. Non so se appunto invece hai avuto modo di constatare tracce di dibattiti simili o comunque di aperture verso tradizioni moderne, per così dire. Dunque, innanzitutto nelle biblioteche monastiche l'80% dei codici erano dei codici liturgici, quindi il monastero era sicuramente il luogo della conservazione e non erano il luogo dell'innovazione musicale. Di fatto queste innovazioni avvengono alla corte di Francia con Filippo di Vitry, avvengono in ambito anche di discussioni universitarie tra Oxford e Parigi. Quindi i monasteri si sono stati coinvolti, diciamo, in questa evoluzione della prassi musicale, sicuramente una misura molto, molto inferiore a dei contesti in cui si potevano permettere anche i mezzi tecnici, perché imbastire una polifonia come quella di Notre Dame richiedeva un training da esecutore non da poco. E per non parlare delle complessità dell'Ars Nova, quindi erano dei contesti in cui solo dei musici professionisti che avevano chiaramente un'idea professionale di musica potevano dare vita a quel repertorio. Nei monasteri il canto piano aveva comunque mantenuto la sua importanza, la sua tradizione fino alla fine del Medioevo. Poi, se vogliamo, fu piuttosto l'introduzione dell'organo e l'ambito liturgico che creò poi le condizioni per uno sviluppo del repertorio e l'adozione di una polifonia, sicuramente una polifonia più semplice di quella che era, di cui stiamo parlando, che era in contesti particolari, speciali, che poteva essere la cantoria di Notre Dame piuttosto che quella di una corte, ecco. Grazie. Altre domande? La curiosità. Quindi, se ti dico bene, il dibattito relativo alla questione del tempo è estremamente legato alla solidità sillabica del testo. Perciò mi chiedevo, esiste una depressione anche per quel che riguarda il ritmo della musica che è legato da un testo? E quindi in cui la sillabazione, cioè il ritmo viene determinato dalla sillabazione. La musica in questi secoli nasce come una musica di, diciamo,
vocale, la musica strumentale è musica di accompagnamento alla musica vocale, ovviamente nel contesto extraliturgico. La liturgia, l'organo si introduce, diciamo, in modo molto timido e comunque è sempre di supporto alla voce. Nell'ambito, diciamo, profano, extraliturgico, abbiamo l'uso dello strumento sempre come accompagnamento, che poi inizia ad avere anche una sua autonomia con repertori più tardivi, però essenzialmente, diciamo, l'esecuzione ritmica della musica strumentale fa sempre riferimento a questa contestualizzazione teorica nella quale passa anche la musica vocale. Anzi, se vogliamo, la complessità della musica vocale, il contrappunto vocale, non ha ancora, diciamo, dei pari della musica strumentale. La musica strumentale è, diciamo, nell'ambito liturgico, un accompagnamento che non ha la complessità dell'orchestra, ecco, per dire. Abbiamo associazioni di 3, 4, 5 strumenti che comunque non hanno la complessità del contrappunto vocale, che fino almeno al Rinascimento. Quindi siamo ancora in tempi, diciamo, tranquilli. Grazie. Sono altre domande? A casa non vedo più. Io ho anch'io una curiosità, nel senso che davvero questi seminari sono utili anche perché non solo spero gli studenti, ma anche noi impariamo tante cose. Diciamo, la distinzione musica umana, caotica, divina, eccetera, ha una sua struttura, una sua tradizione. Tu hai sottolineato che in Giacomo c'è un ruolo particolare della musica divina connesso all'armonia trinitaria, se ho capito bene. Tu hai fatto anche un cenno all'armonia del canto angelico. Allora, premesso che non ne so nulla, in lui e in altri autori del periodo, c'è una provocazione, un minimo approfondita su questo tema e in che modo? E la domanda connessa è se c'è anche qualche riflessione su un canto, se c'è dei beati. Perché mi viene in mente che Dante, siamo più o meno in questo periodo, no? Nel Cielo del Sole, per esempio, fine del decimo canto, diciamo, danzano e cantano. C'è qualche trattazione o qualche riferimento in questa trattatistica sulla musica, diciamo, cosmico divina, quindi sì, perché sì. È una cosa che non è l'armonia delle sfere, non è l'armonia trinitaria. No, certo, sono dei riferimenti, diciamo, abbastanza standardizzati agli episodi di Isaia che sente il trisagio o audizioni di canti angeliche che fa riferimento al testo biblico. Non c'è però una trattazione, come dire, speculativa, neanche teologica, sulla consistenza del canto angelico, che cos'è, come funziona, se... Cioè, perché poi in Agostino la musica eterna è una musica in cui il ritmo non ha tempo, quindi di fatto non c'è movimento. E quindi non sappiamo neanche come loro si immaginassero, questi teorici che fanno riferimento a questi periodi, che sono poi importanti perché... Di fatto l'autorità della liturgica da cui le melodie vengono, come dire, trovano una giustificazione teologica, un po' come una sorta di sacra scrittura della musica, sono proprio i canti angelici. Il canto sentito da Isaia, che poi diventa il Sanctus liturgico, Sanctus et Benedictus, è un canto che ha un'origine rivelata. E questo tema poi peraltro è diffuso anche in Oriente, nell'Oriente cristiano, però non c'è una trattazione propriamente teologica che entri nel merito di questa musica angelica o della musica dei beati, che dobbiamo sperare che sia la stessa cosa, perché ci sono due repertori distinti tra angeli e beati,
però di fatto non c'è un, c'è soltanto un riferimento esemplaristico, no? Ci sono gli altri che cantano. Si dice che c'è, ma non si è proprio nel merito, perché pensavo veramente c'è un dibattito enorme sul linguaggio angelico, e qua gli angeli si suppone che comunichino e si discute sul linguaggio, si pensa che cantino e che ci sia in qualche modo armonia, ma non c'è una trattazione approfondita, no? Si capisco bene, ci sono dei riferimenti a alcuni passi spirituali, sì, sì. Si dice che c'è un'armonia. Anche lo stesso Giacomo di Lieci, che è l'unico che dà un riferimento, come dire, più sistematico, piuttosto deludente, perché non entra nei meriti, ma ad esempio anche sulla questione del, cioè, abbiamo la musica mondana che ha ampia trattazione dei rapporti tra note e pianeti, in quanto nell'età dell'antichità c'è comunque uno sviluppo di questa parte da cui la musica delle sfere e via dicendo. La musica umana, che per Boezio è l'armonia interna all'uomo, di fatto può essere vista come una metafora attraverso la musica del fatto che l'uomo è composto di parti, di elementi, e anima e corpo hanno una relazione armonica. Però, tutto sommato, non si legge nei trattati sulla musica, ma nei trattati di fisiologia. Per quello che riguarda la musica divina, che finalmente Giacomo di Lieci arriva a definire musica divina, di fatto non abbiamo una teorizzazione teologica, non abbiamo se vuoi le cose più teologiche che ci sono in tutto il Medioevo, che quindi mettono insieme l'aspetto melodico, ritmico della musica e l'esperienza mistica, sono i passi dei commenti di Santo Agostino sullo Iubius, per cui lo Iubius è un canto che a un certo punto diventa un melisma che porta a una condizione di estasi musicale, ecco. Però di fatto nasce da un'esperienza anche che non è propriamente sacra liturgica, è un esperienza che Agostino riferisce ai pastori, quindi una prassi musicale che forse trova giustificazioni ampie nella musica etnica. Però di fatto in Agostino c'è questa prassi del canto melismatico, un canto melismatico senza parole, che porta a una condizione statica. E lui lo porta nell'ambito, diciamo, della musica sacra, quindi come esperienza del divino, quando la parola poi viene trascesa da una sorta di contemplazione attraverso il suono. Però in tutto il resto del Medioevo c'è poca, non c'è teologia della musica in senso stretto. Di fatto, scusi, non sappiamo. Questo riguarda anche l'Osservatorio dei Righi, di cui sei il grande esperto. Sì, no, ci sono dei riferimenti agli inni angelici che sono cantati lui da alcuni particolari canti che sono fatti con riferimenti a delle formule ebraiche che di cui non è nota l'origine, la fonte. Però non c'è una teologia della musica, neanche nell'ambiente. Sarebbe interessante per capire, ad esempio, se un medievale, un teorico che pensa al canto angelico, lo pensasse come un'unità di suoni, come una. Poi, insomma, qualcuno che abbia udito il canto dei beati, una audizione mistica ci sarà stato. No? Luigi parla di questo episodio ben noto della mistica teologica di Mosè, che nella sua ascesa a un certo punto sente dei suoni e delle luci che si sprigionano come raggi e hanno una valenza intellettuale, no? Quindi sono una fase prima della tenebra mistica, però fanno riferimento proprio a dei fenomeni intellegibili, quindi sono come delle idee platoniche ascoltate e viste intellettualmente. Però oltre a questo non abbiamo, cioè ci sono alcuni riferimenti sulle audizioni mistiche, però non c'è una vera e propria teologia strutturata e speculativa su questi fenomeni, neanche a livello ipotetico. Grazie. A voi. Ci sono altri?
Ancora domande? Beh, a questo punto, allora, se non ci sono altri, ringraziamo ancora molto Onesto Magnoli per questo bell'intervento. Noi abbiamo ancora un seminario. Il 9 maggio, come sempre riceverete comunicazione da Ghini, che ringrazio, e quindi con quello diciamo termineremo il seminario. E ci sarà Fabio Serker dell'Università di Napoli che parlerà di, dell'arte che ci manca, se non sbaglio, quindi di astronomia. Giusto? Esatto. Il titolo esatto, comunque, gli verrà mandato con la famiglia. Grazie ancora Ernesto, arrivederci a grazie tutti. A tutti. Buona serata. Arrivederci, buona serata a tutti. No, facciamo prima, scusa, interrompiamo la registrazione. Ciao Ernesto, grazie. Ciao.